La 285 penso che possa rappresentare una straordinaria occasione per intervenire anche sulle nuove povertà, perché le nuove povertà non è solo una questione di carenze economiche, le nuove povertà sono anche le carenze sul piano della formazione, della cultura, dell'accesso alle reti sociali, e quindi servizi come la 285 che promuovono e aiutano, come diceva anche Livia Turco, a sviluppare le competenze, a sviluppare i talenti, aiutare le persone a costruire anche ingressi dentro le reti sociali, quelle formative, quelle culturali, penso che sia anche un modo, seppur indiretto, di intervenire sulle nuove povertà. Bisogna tornare a riflettere, riprogettare, perché sicuramente è stata un'esperienza importante e sicuramente però deve essere adeguata a quello che è il nuovo quadro che si è sviluppato, sia quello sociodemografico ma anche quello più complessivo del nostro paese, insomma, quindi credo che sicuramente deve essere riflettuta e ripensata. Questo convegno nasce non solo perché sentivamo l'esigenza anche di ricordare una delle leggi che a mio avviso tra le più importanti in termini di cultura dei servizi, in termini di promozione di servizi resi al territorio e resi alle persone, in particolare resi ai bambini. Ma questo convegno è anche occasione per avviare un percorso di riflessione su come riflettere intorno a questa legge e cambiare, non partendo da zero ma partendo da una straordinaria esperienza fatta fino ad oggi, ripensare questa legge a fronte di un quadro che è cambiato. Il numero per esempio degli stranieri, dei bambini stranieri e anche dei bambini di seconda generazione presenti sui territori rispetto a 15 anni fa si è moltiplicato in maniera esponenziale, questo credo che sia un dato importante. È modificata anche una cultura del nostro paese e anche della nostra città in termini di come i giovani guardano a se stessi e guardano al futuro. Quindi credo che siano elementi che devono trovare forza in una riprogettazione della 285. Quello che questo convegno ci ha fatto vedere è che appunto però non partiamo da zero, perché questa legge ha seminato esperienze importanti, servizi importanti, un nuovo modo di fare progettazione tra territorio e associazionismo. Ecco, io credo che è bene cominciare questo percorso di riflessione, questo percorso di riprogettazione con la consapevolezza che quello che fin qui è stato prodotto è stato un risultato importante. Da poco eravamo al Ministero della Solidarietà Sociale e era uscito un rapporto, il primo rapporto sull'infanzia e l'adolescenza, curato da Carlo Alfredo Moro, quel giudice minorile così importante che ha dato così tanto ai diritti dell'infanzia nel nostro paese. Quel rapporto c'era una visione complessiva finalmente dell'infanzia, ma c'era anche un dato molto forte sulla povertà minorile. Decidemmo che quel rapporto doveva essere utilizzato perché era un materiale importante e allora insieme a Paolo Nelli, insieme alle associazioni, in particolare su proposta di Carlo Pagliarini, che era il presidente nazionale dell'Arci Ragazzi, decidemmo che questo rapporto doveva essere l'occasione di un grande evento di condivisione. Decidemmo un luogo difficile, di andare in un territorio difficile, Palermo, il quartiere Brancaccio di Palermo, e lì vivemmo una giornata per me indimenticabile con il sindaco, con gli operatori, le famiglie, la chiesa, il volontariato, e dove discutemmo proprio dei diritti dell'infanzia, di cosa vuol dire diritto dell'infanzia, di come far star bene i nostri figli, di come combattere la povertà materiale ma anche culturale. E venendo via a conclusione di quella giornata così intensa, decidemmo che non si poteva rimanere con le mani in mano, che bisognava fare qualcosa, e dunque al Ministero apparecchiamo il primo tavolo con i comuni, con le associazioni di volontariato, con l'Arci Ragazzi, con le donne, insomma, di lì è nata la legge 285, da quel tavolo, dopo Palermo, dopo il quartiere Brancaccio di Palermo, e sulla base del primo rapporto dell'infanzia e dell'adolescenza. Purtroppo la nostra società non è andata avanti, questa è l'amara constatazione, perché le povertà sono aumentate, si sono complicate, c'è la povertà minorile che resta come
povertà permanente di questo nostro paese, c'è la povertà dei giovani che solo qualche anno fa non c'era, e quindi il punto è che bisogna costruire un modello di sviluppo che decida davvero che superare le diseguaglianze, combattere le diseguaglianze è fondamentale per la crescita e lo sviluppo del paese. La legge si chiamava Disposizione per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi il titolo della legge è Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Poi c'è questa deformazione di chiamare leggi per numero, una deformazione grave perché oscura la portata delle leggi, come la 328. Aver chiamato la legge 328 e non la legge della dignità sociale ha oscurato il valore della legge. Questo mi porta a un'autocritica che credo noi, che chi lavora nel sociale, si deve fare, e cioè di essere poco attento alla comunicazione dei contenuti veri della legge, di cadere tante volte in un gergo, piani di zona, patti, numeri, mentre invece dovremmo mettere molto di più l'accento sui valori. Questa legge si chiama Disposizioni per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è la legge sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è la prima e purtroppo anche l'unica legge sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.